partita. Mi sembra difficile parlare di un importante perché mancano 18 per 16 partite, però è uno scontro diretto questo, quindi così come lo era quello di domenica. Il pensiero dopo la partita è andato ai ragazzi dicendogli che noi non dobbiamo essere così oggi perché domenica abbiamo perso, dobbiamo essere così sempre, poi possiamo vincere, perdere, pareggiare. Però avere il ritorno dopo aver perso non è un buon viatico, quindi il pensiero deve essere sempre ad una benedetta finale, oramai vengono definite così anche da voi, quindi c'è stato un po' più di, come dire, di concretezza dopo nell'eseguire certe situazioni, e tant'è vero che abbiamo avuto delle occasioni importanti. Potevamo forse fare un altro gol prima del palo loro, dobbiamo farne un paio. Però diciamo che a campionato non si guarda mai in bocca, quindi va bene così, insomma, abbiamo vinto, i ragazzi sono stati bravi. Hanno, come dire, non avevo detto a voi che la settimana scorsa questa ci poteva servire a livello mentale, no, di non pensare che sia facile e che tutta la strada sia in discesa. E se ne sono accorti domenica scorsa. E anche oggi, dopo la partita, visto che il Pesaro è indietro di noi di diversi punti, alla fine pensavano che fosse non dura così come lo è stata, e questo li fa tornare con i piedi per terra. Primo tempo molto buono, a mio avviso, forse avete tenuto palla, avete tenuto lì dietro la bis, forse un pochino poco cattivi in avanti, a differenza della ripresa. Avete, a mio avviso, giocato meno bene forse nel secondo tempo, ma siete stati un po' più ficcanti. Sì, precisamente. Un po' più ficcanti perché c'erano delle situazioni di profondità da parte nostra, nel senso che loro venivano avanti, e quindi queste palle su Bellucci specialmente, che ha fatto una grande partita, in queste zone dove magari mancava la marcatura. Però al di là di Bellucci dico che tutti hanno fatto la loro parte. Oggi rientrava dopo, avete visto, moltissimo tempo Terrenzio e ha dovuto suo malgrado chiedere il cambio perché non ce la faceva più. Lui si è difeso molto bene, insomma. Beh, è chiaro che un conto è averlo e un conto è non averlo, perché le cose sono diverse chiaramente, no? Però ripeto, tutti quanti hanno fatto una buona gara e quindi credo anche che abbiamo meritato di vincere. Anche per Stranieri era la prima partita da titolare. Sì, anche lui è stato molto bravo, molto bene. Ma farei fatica oggi come oggi a dire lo stesso Greco non ha lasciato il minimo spazio alla punta avversaria, cosa che magari succedeva in altre gare. C'è una crescita continua, tanto tempo non l'abbiamo, perché questa squadra, vorrei ricordarlo, quando è partita, lo chiedo a voi perché io non lo so. La squadra che gioca adesso un mese fa. Ok, e allora quando ci sono dei giudizi, sia nel bene che nel male, vanno considerate queste cose. Qui c'è gente che non gioca insieme da tanto tempo, e quindi ecco che magari durante il cammino ci può stare anche che anche qualche punto lo lasci, proprio perché siamo partiti a novembre, metà novembre, oltre novembre, quindi ci vuole un attimo di pazienza e i risultati sono la cosa migliore per loro, quindi oggi si è vinto e quindi va bene così. Omiccioli, Misin, lo stesso Misin, ma l'ho detto prima, io farei fatica a trovare qualcheduno che sia sotto la sufficienza, al di là della vittoria, perché quando si vince fuori casa i giornalisti magari in genere il voto è sempre positivo, ma giustamente secondo me oggi fare fatica a trovare qualcuno, lo stesso Piedalino si è sobbarcato una mole di lavoro notevole per dare grande fastidio, per creare gli spazi a quegli altri che potevano venire avanti, tutti hanno dato quello che potevano dare e che gli era stato richiesto. Se l'ho visto Terrenzio, l'abbiamo visto leggermente claudicante quando è uscito. L'unico problema che abbiamo è Bellucci. Yeah. Bellucci? Sì. Bellucci si è, infatti è caduto a terra alla fine, non si è rialzato. Probabilmente ha sentito un po' il muscolo tirare. Terrenzio no, Terrenzio ha chiesto il cambio perché proprio... Guarda che l'aveva chiesto e poi è rientrato. Questa è la voglia, no? Perché uno che non gioca da due mesi è la voglia matta. Poi sta vincendo, quindi piuttosto giochi con una gamba anche zoppa. E poi alla fine non potevamo più lasciarlo dentro, se no rischiavamo.
però non, anche chiedendoglielo adesso mi ha detto tutto a posto. Adesso c'è una settimana, hanno 2 giorni di per recuperare e quindi vediamo di portare a casa anche Cusaro poi. Se dovesse trovare un difetto alla sua squadra in una prova comunque positiva, sembra che ci sia stato. No, il fatto è, come ho detto prima, questa è una squadra che ho detto prima, voi l'avete fatto una domanda, è cominciato 1 mese e mezzo fa. Quindi dare dei difetti o dare dei pregi faccio fatica, perché magari ci sono delle partite altalenanti, in una partita si pecca in qualcosa, in quell'altra vedo che magari quella pecca è finita ma ce ne viene fuori un'altra, proprio perché sono nuovi, stanno insieme da poco tempo e la scalata è difficile, perché salvarsi, credetemi, non è assolutamente semplice. Quest'anno la media salvezza dovrebbe essere più alta, quota. La coda di solito nei campionati, nel giorno di ritorno, la coda si muove molto più della testa, perché ci sono dei verdetti a maggio, e quindi chiaramente questa è una quarta serie che per chi sta lì dietro nessuno vuole lasciare così senza lottare, e quindi ogni domenica, grandi o piccoli che siano, grandi parlo di chi sta lì davanti o piccoli di quelli che stanno dietro, e mordono la palla, c'è poco da fare, quindi se non ti prepari a livello mentale, al di là delle qualità tecniche della squadra, ma se non ti prepari sotto questo aspetto, trovi difficoltà anche con le ultime.